Bentrovati amici viaggiatori e benvenuti in questa nuova avventura, un giro in moto oltreoceano al di là di ogni immaginazione, un'avventura che mi ha tolto il fiato in ogni istante e che mi ha regalato delle esperienze uniche. Vi presento la moto avventura in Patagonia. Bene ragazzi, dopo circa 18 ore in totale tra i vari scali sono a Buenos Aires, però il viaggio non finisce qua, infatti adesso sto prendendo l'altro volo per Esquel, dove mi aspetta il mio amico Federico che mi verrà a prendere e dove inizieremo la nostra traversata con le moto. Documentiamo un po', no? Cioè abbiamo iniziato a fare fuoristrada senza neanche voler. Dove mi sta portando Federico? Ragazzi, siamo in partenza, siamo carichi. Tra 40 km circa raggiungiamo la frontiera con il Cile. Primo inconveniente risolto. Siamo andati alla grande il passacatena. Adesso forse possiamo partire. Ufficialmente partiti per la nostra avventura verso la Patagonia. Come vi dicevo, fra 40 km raggiungiamo la frontiera con il Cile e poi proseguiremo su strada per altri circa 300 km. Problemi di frontiera. In sostanza la moto di Fede, siccome non è sua, non ha l'autorizzazione praticamente per passare il confine, quindi adesso dobbiamo tornare indietro e prendere un'altra strada sempre in Argentina senza passare dal confine cileno e vedere per strada di risolvere questa. Risolviamo gli aumenti. La questione documentale era alquanto complicata, pertanto iniziamo a percorrere l'itinerario che avevamo in mente al contrario. Questa parte di percorso però non era perfettamente tracciata e i problemi che in questa giornata non sono già mancati devono ancora arrivare. Aggiungiamo per completare l'opera che la GoPro smette di funzionare, i video registrati da qui in poi sono senza audio e dall'indomani dovrò usare la DJI Osmo perché la GoPro smetterà di funzionare completamente. Il terreno da qui inizia a diventare impraticabile, abbiamo perso l'orientamento, ci inoltriamo in una valle dove immense distese di steppa si alternano a canali che apparentemente sembrano stretti innocui, ma che inghiottono le ruote delle moto per via della melma sottostante. Utilizziamo delle travi di legno per cercare di oltrepassare i canali, ma nonostante tutto la soluzione non funziona perfettamente. Non sappiamo se stiamo andando nella direzione giusta. Federico rompe il quadlock e ogni volta che ci fermiamo a controllare la posizione sembra che stiamo girando intorno. Mi persimo malamente proprio, siamo dove ha messo le scarpe il signore. Vista spettacolare, Federico è là sotto, è andato, non lo so, a cercare cosa, secondo me è andato, non lo so, a buttarsi nel fiume, se l'è andata a piedi. Siamo persi. Scherzi a parte, non posso neanche accalallettare perché qua scende nella pauta, nella mela. Siamo nel bel mezzo del nulla, non c'è un abitato nel giro di 50 km.
l'unica nostra salvezza per questa notte, a meno che non vogliamo buttare la tenda, ma Federico ha bruciato sacco a pelo e materassino oggi, e c'è un pecoraro che sta qua vicino. Quindi quella sarebbe l'unica nostra salvezza, se ci ospita, ci dà una stalla e quattro cose da mangiare, perché sennò siamo proprio... Ma sfortunatamente la situazione dei canali diventa insormontabile. Siamo ormai esausti di tirar su le moto, dei 400 km di fuoristrada della giornata, e le cose vanno sempre peggio. Le moto continuano ad affossarsi nella melma e più cerchiamo di uscire da questa zona, più ci ritroviamo davanti altri canali da superare, rischiando ogni volta di bagnarci completamente, consapevoli che ormai il rischio di dover passare la notte in tenda è forse l'unica possibilità. E con le temperature che stanno scendendo, ritrovarsi bagnati a queste latitudini non è la più rosea delle prospettive. L'unica via d'uscita è quella di fare un bivacco, fermarci qui. Il vento sferza con una forza immane, sta scendendo il freddo e Federico è senza sacco a pelo. Non abbiamo nulla da mangiare, si prospetta una notte molto travagliata. Allora, Fran, che gli raccontiamo ai followers? Pure la pila si è scaricata. Innanzitutto niente, Patagonia, ragazzi. Patagonia. Io e Fede in sostanza ci siamo infrattati malamente e adesso siamo qua in tenda in mezzo al nulla. Domani troviamo il ponte che abbiamo fatto con i pezzi di legni per attraversare il canale d'acqua e poi cerchiamo un po' di vita umana. Risvegliamo in uno scenario meraviglioso, anche se la notte passata è stata proprio da dimenticare. Impacchettiamo il tutto e ci ritroviamo davanti alla realtà. Con la luce del mattino il percorso è più chiaro, riusciamo a trovare i punti più facili da oltrepassare e pian piano cacciamo fuori le moto dall'impaccio. Guardate le cime là sopra, mamma mia, ne siamo usciti ragazzi, ne siamo usciti. Qua in sostanza strade non ce ne sono, e quello che si trova sono queste ruta de tierra qua, che ti portano praticamente in mezzo a queste lande desolate. Questa ragazzi è la ruta 60, stiamo andando sempre verso sud. Seguiamo quindi questo sterrato in direzione della direttrice principale, la ruta 40, che inizieremo a seguire sempre verso sud. Lo scenario è immensamente vasto, le strade battute non proprio piacevoli da percorrere, ma è un paesaggio unico al mondo. Bene ragazzi, siamo arrivati al primo insediamento umano, ma non c'è nessuno. Quindi adesso continuiamo verso Alto Rio Senguer, sono 49 km, la strada dovrebbe essere grosso modo questa qua e speriamo che migliori un po'. Ce ne vorrà un po', ce ne vorrà ancora un po', tutto rettilineo, guardatelo, mamma mia, Alto Rio Senguer. Stiamo cercando un ristorante, qualcosa, perché non mangiamo da ieri praticamente ragazzi. Siamo rimasti a digiuno. Sì, dopo una breve sosta per mangiare qua dalla zia, stiamo proseguendo sempre verso sud, verso Rio Majo. 80 km ancora di queste strade battute così e 200 km ancora di asfalto. Quindi... Allora ragazzi, ruta 40, viaggio lento che non ha mai smesso. Lago e
Raggiungiamo quindi il lago Buenos Aires, spartiacque fra Cile ed Argentina, vasto 1850 km ed il più grande di entrambi gli stati. La cittadina di Los Antiguos sarà il nostro punto d'appoggio, nonché l'ultima tappa che io e Federico faremo insieme. Dato che io posso proseguire in Cile e lui no, decidiamo infatti di fare due strade diverse, così che io non perda la possibilità di visitare questo bellissimo paese. Ma state tranquilli che di problemi ne avrò anche io. Nelle prossime puntate vedrete scenari assurdi, pioggia, strade sterrate, pioggia, fiordi ed altra pioggia. Quindi vi aspetto sul canale al prossimo episodio. Ciao!